Prendo la boccia all'apertura di Bersani a Monti, il professore inconciliabile con il centro-sinistra, dice il leader di SEL, che rincara, siamo noi l'ipoteca anti-Monti. Ho sempre parlato di aprire alleanze con forze alternative, replica Bersani, che ironizza sul recupero di Berlusconi nei sondaggi, lo vedo col binocolo. Monti e Bersani uniti dalla religione delle tasse. Silvio Berlusconi va ancora all'attacco e sottolinea hanno confessato l'inciucio. Poi il Cavaliere rilancia le sue proposte su IMU e condono tombale. Ne ho parlato con Maroni, assicura dopo l'altolà del leader del Carroccio che ieri ha avvertito non mi piacciono i colpi di spugna. Vicenda Monte dei Paschi, a Siena interrogato dai magistrati l'ex direttore generale Antonio Vigni, altro indagato eccellente insieme all'ex presidente Mussari, dalla procura nell'ambito dell'acquisto di Anton Veneta. Secondo i PM, dietro l'operazione si celerebbe un giro di denaro destinato agli ex vertici di MPS. Oggi il Consiglio d'amministrazione farà il punto sui conti dell'istituto bancario. Nessuno neghi la gravità della situazione delle carceri, così il presidente Napolitano in visita al penitenziario milanese di San Vittore denuncia una situazione insostenibile e mette in gioco l'onore dell'Italia. Il presidente sottolinea la perdurante incapacità dello Stato a realizzare un sistema rispettoso della Costituzione italiana ed invita il prossimo Parlamento ad intervenire. Notte carica di attese per la nazionale di Prandelli stasera contro l'Olanda, vice campione del mondo. Occhi puntati sull'inedita coppia d'attacco Balotelli e El Shaarawy, li hanno già definiti i nuovi italiani cui si affida il nostro calcio. Dopo l'amichevole di stasera, fra un mese un'altra sfida test contro il Brasile. Buongiorno dal telegiornale della 7, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Dunque in primo piano le parole di Bersani, mi ritengo alternativo a Berlusconi e alla Lega, così il segretario del PD che si dichiara disponibile anche ad una intesa con Monti, ma anche in primo piano ci sono la secca replica e le parole del leader di SEL Nichi Vendola. Arriva da Vendola un pesante no all'apertura del segretario del PD a Monti, al professore. C'è chi apre ma c'è anche chi chiude. Il problema si pone però quando si è dalla stessa parte, Bersani e Vendola, alleati. Il primo apre a Monti, il secondo avverte il segretario del PD. Francamente Bersani ha fatto riferimento a un tema pregiudiziale, che è quello dei programmi. Ecco, non bisogna attendere di conoscere i programmi del professor Monti, sono già noti. E da questo punto di vista è nei fatti l'inconciliabilità. Anche oggi la mattinata inizia presto e la strategia si diffonde via radio. Ospite di Radio Anch'io, Bersani conferma la sua intenzione di avviare un'alleanza con il premier uscente. Ho sempre detto che mi rivolgerò a forze alternative e di certo non a Berlusconi e alla Lega. Poi una stoccata proprio al Cavaliere. Quando sento parlare di sorpasso io rispondo col binocolo il sorpasso. E non perché io guardi i sondaggi tanto, è perché un po' l'orecchio a terra lo tengo e mi sembra di capire come quali siano gli umori degli elettori. Lo vede con il binocolo ma non lo perde di vista e poco dopo Bersani propone a Berlusconi tre restituzioni che valgono ciascuna 4 miliardi, ovvero tre IMU. I soldi del condono fiscale del 2002, quelli delle quote latte e quelli all'Italia. Tre mega restituzioni che farebbe di tasca sua e della Lega e non dei contribuenti. Ma se uno lo vede con il binocolo, l'altro, Monti, è però dunque più vicino. La campanella d'allarme suona per il leader di SEL più volte additato da Monti per essere il rappresentante di quella sinistra che blocca le riforme nel paese. Spero che Bersani non si voglia assumere la responsabilità di rompere l'alleanza con il centro-sinistra, dice Vendola. Non c'è alcun accordo, Bersani-Monti, tuona il leader di SEL. C'è la possibilità e il dovere di interloquire sulla riforma dello Stato. Per quanto riguarda invece l'agenda di governo, il polo conservatore deve essere alternativo al centro-sinistra. Basta leggere la carta d'intenti, fa eco Bersani. Abbiamo un'apertura a forze europeiste e costituzionali. La convergenza si fa poi alla prova dei programmi. Sono stanco, però, dirà più tardi il segretario del PD, che tutti i giorni mi venga misurata la distanza da Monti. Monti intanto prosegue il suo tour elettorale nel nord-est. Oggi sbarca su Facebook anche il suo promo elettorale. Con 20 anni di promesse tradite, di malaffare. L'Italia che lavora, l'Italia che pensa al futuro, l'Italia che ha fatto sacrifici, quell'Italia che rischia di veder tutto vanificato, afferma il premier dimissionario, se torna la vecchia politica.
Berlusconi parla all'assemblea dei costruttori, continua a difendere la sua proposta di restituzione ed abolizione dell'IMU, si dice certo che troverà anche un'intesa con la Lega sul condono fiscale. Convinto dai sondaggi commissionati dal suo partito che danno il PDL a soli 2,3 punti dalla sinistra, Silvio Berlusconi sente già la vittoria in tasca. C'è una nube però che oscura il suo orizzonte. Lo stop della Lega, la sua idea shock, il condono fiscale. Non mi piacciono i colpi di spugna, questa proposta nel programma non c'è, ha detto ieri Roberto Maroni, di fatto prendendo le distanze dall'alleato. Immediata la reazione di Berlusconi che oggi dai microfoni di Radio 24 tenta di ricucire lo strappo. Ho parlato con Maroni al telefono, io credo che non ci saranno difficoltà a trovare un accordo come è stato sempre nei quasi 10 anni che siamo stati insieme al governo. Il Cavaliere fa anche di più, un passo indietro su quanto affermato 2 giorni fa e ridimensiona il suo condono tombale in una sanatoria parziale interna ad Equitalia che prevede la cancellazione di tutte le sanzioni. In pratica chi ha problemi con il fisco pagherebbe solo le imposte che non ha pagato. Poi ribadisce che i primi provvedimenti che prenderà il Consiglio dei Ministri nel caso il centrodestra vinca le elezioni saranno l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, la restituzione di quella pagata nel 2012 e la riduzione dell'IRPEF e dell'IRAP. Poi, grazie alla lotta all'evasione fiscale, si dice convinto che non ci sarà nessun'altra manovra. Un programma totalmente opposto a quelli del centro e della sinistra, spiega Berlusconi, che non perde occasioni per lanciare frecciate ai suoi bersagli preferiti, Monti e Bersani. Contro il professore Berlusconi sferra anche un ulteriore attacco. Non ha più credibilità, dice, perché su tasse IMU ha cambiato idea troppe volte. Monti è la più grande delusione dopo quella di Fini. Mentre di Bersani dice che ha un carico di invidia sociale perché vuole colpire le famiglie più ricche. E poi c'è la notizia di ieri, l'apertura del leader democratico a Monti, accolta con favore dal professore. Hanno confessato apertamente quella volontà di inciuccio che era trapelata da tantissime situazioni, da tantissime dichiarazioni. Adesso è ancora più chiaro che chi vota per Fini, per Casini, per Monti, dà il voto a Bersani. Sono, diciamo, correligionari, perché tutti e due sono uniti da una religione che a me non piace molto, è la religione delle tasse. E questa mattina un interrogatorio potenzialmente chiave rispetto al caso Monte dei Paschi di Siena. In procura appare già interrogato da ore l'ex direttore generale di MPS Vigni. Risponderà tra le altre cose anche della operazione Anton Veneta. Poi nel primo pomeriggio ci sarà il consiglio di amministrazione dell'istituto bancario che dovrà fare luce sui conti e sul dissesto patrimoniale. Fieno in cascina, si direbbe da queste parti. Il fieno nella cascina della procura senese, utile per alimentare l'inchiesta sull'affare Montepaschi, da stamani lo porta quest'uomo, Antonio Vigni, che dal 1972 ha lavorato nella banca più antica del mondo fino all'anno scorso, quando dovette dimettersi dalla carica di potente direttore generale. Lui e l'allora presidente Mussari, avvolti dal fumo di una gestione non proprio limpida. I magistrati senesi, sin dalle 11 di stamattina, stanno chiedendo conto a Vigni dell'acquisto della banca Anton Veneta, del perché del sovrapprezzo di 3 miliardi, se furono pagate tangenti e anche, sono gli sviluppi investigativi delle ultime ore, perché furono date a Banca Italia e ai mercati informazioni false sull'operazione. Sono 9 gli indagati finora nell'inchiesta Montepaschi che attendono di essere interrogati, ex manager, ex finanzieri della banca, sospettati di essersi arricchiti nei meandri delle operazioni miliardarie che la banca senese ha fatto negli ultimi 10 anni. Ogni giorno si aggiungono tasselli nuovi a questo puzzle, come l'inchiesta del 2008 della procura di Forlì che scoprì un furgone portavalori con oltre 2 milioni e mezzo di euro del Montepaschi con i documenti d'accompagnamento non in regola. I soldi erano diretti ad una banca di San Marino finita in uno scandalo di riciclaggio. In questa vicenda Mussari è indagato. Ieri i magistrati di Forlì hanno incontrato quelli di Siena per capire se ci sono connessioni con l'ipotizzata tangente per Anton Veneta. Ma oggi è anche il giorno del consiglio di amministrazione di Montepaschi, dove i vertici Profumo e Viola faranno il punto sui conti. Ieri sera Alessandro Profumo, ospite di Lili Gruber, ha detto chiaro e tondo che la banca deve solo fare delle manovre contabili per pulire i conti dalle incrostazioni dei derivati, che certo sono tanti, quasi 1 miliardo di euro, ma si tratta di operazioni
che servivano a spalmare le perdite nel corso degli anni. Non siamo dunque di fronte a voragini di bilancio. Per tenere i conti in sicurezza i monti bond non bastano. Di obbligazioni la banca non ne può emettere, tantomeno fare aumenti di capitale improvvisi o cercare soci in un momento delicato come questo con la magistratura al lavoro. È probabile dunque che la banca decida di fare dismissioni, di vendere un po' di titoli, cose che non servono e delle quali si può fare a meno. Insomma, per ora i gioielli di famiglia non sono in vendita. E giornata di attesa sui mercati finanziari a Piazza Affari per gli sviluppi dell'inchiesta MPS, abbiamo appena finito di sentire, soprattutto per il CDA poi della banca che seguirà nel primo pomeriggio di cui abbiamo accennato. Dai mercati si attendono poi cosa ancora? Si attendono le decisioni del Consiglio europeo in programma domani e venerdì a Bruxelles, e queste decisioni sono relative al bilancio dell'Unione. Nel giorno del Consiglio di amministrazione gli occhi erano puntati su Monte Paschi e gli operatori sembrano fiduciosi visto che il titolo stamattina sale. Sono gli altri bancari a mantenere basso il listino, così Milano non brilla in un'Europa tutto sommato abbastanza piatta. Il nostro spread è in crescita ma leggera, intorno ai 280 punti. È tempo di attesa soprattutto. In Italia, come detto, si attende che tra pochi minuti si aprano le porte della grande sala del Consiglio a Rocca Salimbeni. In Europa si attende invece soprattutto quello che succederà domani tra Francoforte e Bruxelles. A Francoforte con il board della BCE. Difficile che Mario Draghi allenti le redini sul collo dell'euro, abbassando il tasso di interesse, anche se da giorni si sentono voci, soprattutto dalla Francia, che con toni sempre più decisi fanno notare che la moneta unica è fin troppo forte e le esportazioni cominciano a risentirne. Facile prevedere comunque che la conferenza stampa del presidente della BCE questa volta sarà concentrata in particolare su Draghi stesso, con i reporter già pronti alle domande sul ruolo giocato dalla sua Banca Italia nello scandalo della banca senese. A Bruxelles sempre domani si apre la grande lotteria del Consiglio europeo. 27 capi di Stato e di Governo più o meno l'un contro l'altro armati per cercare di raggiungere un'intesa sulla ridistribuzione dei fondi per il settennato 2014-2020. Ognuno pronto a battersi per ottenere di più per il proprio Paese, con Mario Monti che si presenterà a carte alla mano partendo dalla posizione di maggior contribuente dell'Unione raggiunta dal nostro Paese nel 2011. Europa che certamente non mancherà di discutere la mossa clamorosa arrivata ieri da Barack Obama, che ha deciso di denunciare Standard & Poor's, la più grande agenzia di rating internazionale, e la trascinerà in tribunale con l'accusa di aver consapevolmente gonfiato le valutazioni dei bond collegati ai mutui prima della grande crisi del 2007. Obama spera di riavere indietro almeno 5 miliardi, l'agenzia ribatte: siamo molto dispiaciuti di non aver saputo prevedere la crisi, ma abbiamo fatto tutto in buona fede. Ci sono delle dichiarazioni di Monti in merito alle repliche a Bersani e anche e soprattutto a Vendola. Immagino che se Bersani è interessato, come ha dichiarato, a una collaborazione con le forze che rappresento, quindi rappresentate da Monti, dovrà fare delle scelte all'interno del suo polo. Questo ha detto il professore parlando a Verona, il riferimento ovviamente è al no espresso dal leader di Selle a collaborazioni fra Bersani e appunto Monti. Ma veniamo adesso alle parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In gioco l'onore dell'Italia. È gravissima la situazione delle carceri italiane, così il Capo dello Stato da San Vittore. Conosce bene Napolitano i numeri del carcere San Vittore, che per la prima volta apre le porte a un capo dello Stato. Il presidente mette subito le mani nella piaga del sovraffollamento, di cui oggi il carcere milanese, 1600 detenuti per 900 posti, è il simbolo. Quanti miei appelli sono caduti nel vuoto, dice Napolitano, non solo sul tema delle carceri, ma questa volta c'è una condanna mortificante, così definisce la sentenza della Corte europea, che solo poche settimane fa ha messo sotto accusa le carceri di Busto Arsizio e Piacenza. Sono in gioco, devo dire, nella mia responsabilità di Presidente della Repubblica, il prestigio e l'onore dell'Italia. La situazione è estremamente grave e urgente e nessuna parte, anche in questo momento, lo può negare. In questione lo spazio vitale dei detenuti, ricorda il Presidente, il motivo per cui lo Stato non rispetta l'articolo 27 della Costituzione sulla rieducazione dei carcerati. Napolitano pronuncia queste parole dal sesto raggio del carcere dopo aver ascoltato le testimonianze di due detenuti, una donna e un uomo, condannati a vita. Ma Napolitano guarda anche al futuro dei detenuti, alla loro libertà dopo la pena. Il loro reinserimento non deve essere un'utopia, dice.
e si commuove quando, pensando al suo futuro, la vicina fine del mandato, vuole lasciare in eredità come un ultimo accorato appello. Confido che la mia testimonianza e le mie parole di oggi possano essere raccolte da chi mi succederà nelle funzioni di capo dello Stato e da tutte le istituzioni rappresentative, a cominciare dal Parlamento che sta per essere eletto. Fuori da San Vittore un gruppo di radicali lo aveva accolto al grido di amnistia, amnistia, una parola che Napolitano non ha pronunciato nel suo discorso. Il presidente si ferma a parlare con loro prima di andare via. L'europarlamentare Marco Cappato riferisce una frase del breve colloquio. Il presidente della Repubblica, se arrivasse un provvedimento sull'amnistia, lo firmerebbe non una volta, ma 10 volte. Redditi e consumi sono anche essi specchio di un paese, ci fanno capire molte cose dell'Italia, dell'Italia come si muove in quest'ultimo periodo. Così possiamo vedere dagli ultimi dati che emergono sul fronte degli orientamenti di spese e di acquisti dei nostri connazionali come si approfondisce il divario tra nord e sud Italia. È un'Italia sempre più a due velocità, con il sud che si allontana dal resto del paese. Gli effetti della crisi economica esasperano lo storico divario e pesano come un macigno soprattutto sui redditi di chi vive nelle regioni del mezzogiorno. Secondo l'Istat, un abitante del nord Italia ha avuto a disposizione nel 2011 un reddito pari a 20.800 euro, reddito che cala al centro con 19.300 euro, mentre al sud precipita ad appena 13.400 euro. Praticamente il 25% in meno della media nazionale. Da sottolineare poi che i dati diffusi oggi dall'Istat scattano una fotografia datata perché riguardano i redditi degli italiani nel 2011 e quindi prima dell'anno horribilis appena passato. Neanche a dirlo, a passarsela meglio sono i bolzanini e i valdostani che hanno a disposizione rispettivamente 22.800 e 22.500 euro a testa. In fondo alla classifica, i calabresi con 13.200 euro, i siciliani con 13.000 euro e i campani con soli 12.500 euro. Insomma, una situazione economica piuttosto preoccupante che meriterebbe di essere, insieme all'altra emergenza, cioè la disoccupazione, al centro della campagna elettorale e dei programmi di governo. E a proposito di lavoro, è di oggi il grido di allarme lanciato dall'Associazione dei Costruttori Edili, che denuncia una perdita di 500.000 di posti di lavoro e oltre 10.000 fallimenti dall'inizio della crisi. Con pochi soldi in tasca e poco lavoro, la fiducia degli italiani non può che calare. Secondo l'istituto di ricerche Nielsen, infatti, è passata in un solo trimestre da 46 punti a 39. Insomma, sono sempre di meno gli ottimisti. Senza parlare della conseguente ricaduta sui consumi, gli italiani non comprano più. Per la Confcommercio si tratta di un calo degli acquisti che ha raggiunto ormai i minimi storici. A dicembre scorso c'è stata una diminuzione su base annua di quasi 3 punti percentuali. Anche il Parlamento britannico dice di sì alle nozze omosessuali. Dopo Parigi arriva questo voto storico di Londra, un passo avanti che ci rende più forti. Queste le prime dichiarazioni del premier britannico Cameron. Archiviate la storica rivalità, le guerre secolari, la diversa idea dell'Europa, c'è qualcosa di forte che oggi unisce Francia e Gran Bretagna, i diritti civili. A pochi giorni, l'una dall'altra, infatti, Assemblea Nazionale e Camera dei Comuni hanno approvato il matrimonio tra innamorati dello stesso sesso. Un primo sì che adesso dovrà comunque essere ratificato dall'altro ramo del Parlamento. A volerlo François Hollande e James Cameron, socialista il primo, conservatore l'altro, che dice: siamo a favore dei matrimoni gay, non anche se siamo conservatori. Ma perché siamo conservatori? Vince insomma la tutela della famiglia, comunque intesa come nucleo sociale primario, al di là di ogni distinzione. Un'idea però non condivisa a Parigi dai tanti moderati e cattolici che hanno riempito le piazze contro soprattutto il riconoscimento del diritto all'adozione, mentre a Londra l'opposizione è tutta all'interno dei Tories. The eyes to the right, 400. The nose to the left, 175. Ieri sera, infatti, per approvare la legge 400 voti a favore e 175 contrari, fondamentale è stato l'apporto dei deputati Labour e Lib Dem. Ma ancora di più ha contato l'estenuante opera di lobbying dello stesso Cameron, sostenitore accanito dell'idea che chiunque possa sposare, se lo desidera, chiunque. Perché, ha detto il premier britannico, questo è un passo in avanti per l'intera nazione in nome del rinnovamento che rende il paese più forte.
E a ben guardare, proprio di una chiusura del cerchio si tratta, visto che al pari della Francia, vedi i Pax, anche in Inghilterra con le civil partnership alle coppie omosessuali un buon numero di diritti, dall'eredità alla pensione fino all'assegno di mantenimento, sono già garantiti, situazioni che presto potrebbero essere convertite in matrimoni a tutti gli effetti. E l'aspetto religioso? Cameron ha pensato anche a questo con la modifica su richiesta dei conservatori che esclude la possibilità che questi matrimoni possano essere celebrati da parte della Chiesa anglicana, mentre le altre organizzazioni religiose che non hanno nulla in contrario, come i quaccheri, unitari ed ebrei liberali, ne potranno fare richiesta. A questo punto, se come sembra l'iter della legge andrà a buon fine, già nel 2014 il Regno Unito sarà l'11° paese al mondo dove due uomini o due donne potranno sposarsi al pari di tutti gli altri ed avere gli stessi diritti. E torna alta la tensione in Tunisia con l'assassinio proprio a Tunisi del segretario del partito d'opposizione. Quattro colpi di pistola sparati a bruciapelo. È morto così questa mattina a Tunisi Shokrin Belaid, capo dell'opposizione e segretario del partito dei democratici tunisini. A sparare un uomo coperto dal burnous, l'abito tradizionale che copre interamente il corpo e gran parte del viso. La famiglia di Belaid ha subito accusato le milizie filo-islamiche, responsabili in passato, e aver organizzato già attacchi proprio contro le sedi del partito dell'uomo politico assassinato. La situazione a Tunisi è ora tesissima. Migliaia di persone si stanno radunando in questo momento davanti al Ministero dell'Interno, gridando Belaid il nostro martire. Ricordate la rivoluzione del gelsomino. Già, la rivoluzione del gelsomino. Così era stato chiamato quel moto di ribellione in Tunisia che 2 anni fa dal paese nordafricano si era esteso a quasi tutto il mondo arabo, Algeria, Marocco, Libia, Mauritania, Egitto, Giordania, Yemen, un effetto domino che il mondo imparò a conoscere con un nome evocativo, Primavera Araba. Eppure quel desiderio di libertà e in parte di laicità che attraversò la sponda sud del Mediterraneo sembrerebbe essere stato frustrato dagli avvenimenti. In Egitto 80 milioni di abitanti, fratelli musulmani sono al potere e il presidente Morsi, che ne è l'espressione, viene violentemente contestato in piazza. Sono le immagini, queste che vedete, delle ultime ore. In Tunisia 10 milioni di abitanti, la situazione è pesantissima, al potere c'è il partito islamico e Ennahda, disoccupazione, intransigenza religiosa, paralisi della giustizia, ma mentre l'Egitto, con il suo peso geopolitico nel cuore del Medio Oriente, si rafforza e tesse relazioni potenti, e di ieri la visita del presidente iraniano Ahmadinejad, la prima di un leader della Repubblica Islamica dopo la rivoluzione del 79, la piccola Tunisia sembra invece isolata. Il paese deve fare i conti con i gruppi salafiti, per nulla disposti a lasciare il campo libero ai laici. E così, è storia di pochi giorni fa, un medico viene arrestato per aver posato lo stetoscopio sulla pelle nuda di una paziente. Ma, come dimostrano gli avvenimenti di questa mattina, lo spettro più inquietante è quello della violenza politica e la primavera araba sembra già lontanissima. E nuovi sviluppi emergono su un episodio avvenuto a fine novembre nel cuore della capitale, a Roma. L'assalto di un gruppo di presunti ultra contro alcuni tifosi inglesi in un pub in occasione dell'incontro Lazio-Tottenham. Altri 3 arresti per la selvaggia aggressione al tifoso inglese 2 mesi fa al Drunken Pub di Campo dei Fiori. Con le accuse di danneggiamento e lesioni aggravate qualche ora fa sono finiti in cella un giovane romeno e 2 ultra della Lazio. Hanno tra i 25 e 30 anni. Uno di loro è un artista dell'ATAC. Gli altri 2 svolgono lavori saltuari. La notte tra il 21 e il 22 novembre la banda fece irruzione nel locale frequentato soprattutto da inglesi. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo. In mano spranghe, coltelli, cinture, il volto coperto da caschi e passamontagna. Per 7 minuti il gruppo, composto da diverse fazioni, ci sono ultra della Roma ma anche della Lazio, si è avventato contro i supporter del Tottenham. Arrivati nella capitale per seguire la partita di Europa League in programma l'indomani all'Olimpico contro la Lazio. Sono 7 minuti di violenza cieca. Gli aggressori buttano a terra i motorini e poi cominciano il raid lanciando sgabelli. Il bilancio è di 10 feriti, di cui 1 grave per una coltellata alla aorta. I primi 2 arrestati sono 2 tifosi della Roma, Francesco Ianari di 26 anni e Mauro Pinelli di 27, accusati di tentato omicidio e lesioni pluriaggravate. Durante gli interrogatori hanno ammesso di avere partecipato al blitz per dare una lezione agli inglesi, ma hanno negato qualsiasi intenzione razzista, così come era stato ventilato in un primo momento. Calcio, riflettori puntati su questa sera intorno alle ore 20, l'amichevole Italia-Olanda, la nazionale di Prandelli punta tutto sulla coppia d'attacco, il Sarawi Balotelli. La grande settimana di Mario Balotelli si chiude stasera. 7 giorni fa lo sbarco a Malpensa, poi lo splendido esordio di San Siro segnato dal destino e da 2 gol.
ora alla nazionale, in una notte che si annuncia carica di attese, perché l'avversario di quelli tosti, i vice campioni del mondo, dell'Olanda, guidati dal fenomeno Van Persie. Sono giorni pieni di Mario, ovunque, un entusiasmo che contagia, un'onda emotiva che abbraccia tutto. Anche il suo compagno d'attacco, El Shaarawy, lui e Mario, coppia multiraziale, spot ideale di un'Italia che cambia. Insieme fanno poco più di 40 anni. Non è la prima volta che giocano uno di fianco all'altro con la maglia azzurra. Era già successo a ottobre contro la Danimarca. Fu quella, forse, la miglior partita in azzurro di Mario, semifinale europea con la Germania a parte. Sembrano nati per giocare insieme, El Shaarawy, rapido e veloce, Balotelli, potente e scattante. Il primo ama partire da sinistra, il secondo dà il meglio al centro. Sono contento di comunque partire largo a sinistra, perché quello è il mio ruolo ideale, diciamo. Le prove d'intesa continueranno stasera. Al loro fianco giocherà Candreva in un 4-3-3 che rappresenta la nuova frontiera prandelliana. A centrocampo agirà il trio Pirlo, Montolivo e De Rossi, quest'ultimo in cerca di rivincite dopo le delusioni romane. Italia-Olanda è un passaggio importante nella strada che porta al Mondiale, un'occasione per specchiarci e capire a che punto siamo. L'altra l'avremo tra un mese contro il Brasile. Mi piace questa idea di giocare con una squadra che trova l'ampiezza del gioco e del campo. Mi piace. Non vinciamo un amichevole da oltre un anno, ne abbiamo perse 5 di fila. In compenso abbiamo vinto 19 gare su 20 ufficiali, ma questi sono dettagli. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco.